Benvenuti a Occasioni Letterarie, il ciclo di incontri che è organizzato dall'Agenzia Letteraria Herzog. Io sono Silvio Perrella, passeremo qualche minuto, qualche mezz'oretta insieme, dedicata al racconto di uno scrittore che si chiama Goffredo Parise, di cui mi è capitato di occuparmi in più occasioni. E che è entrato anche nel mio lavoro di scrittore, non solo in quello di interprete, per la sua capacità, di investire con energia l'immaginazione. Non c'è, credo, modo migliore per cominciare, per mettere in comune, la storia e la voce, soprattutto di uno scrittore, che non far sentire una sua frase, un suo incipit, un suo inizio. E da qui cominceremo leggendo la pagina iniziale del Ragazzo Morte le Comete, è un libro uscito nel 51, quindi siamo proprio all'inizio degli anni 50, scritto da una persona molto giovane, perché Parise era nato nel 29 a Vicenza, e quindi si tratta di un libro di grande precocità, come devo dire, compositiva, che fu pubblicato all'epoca dall'editore Neri Pozza, e tra l'altro con l'editore Neri Pozza Parise ingaggiò una sorta di sfida sulla pubblicazione di questo libro, non accettando le varianti che l'editore gli suggeriva e andando dritto per la sua strada e dimostrando una dimensione caratteriale molto precisa, molto determinata già all'origine di sé. Dunque, Il ragazzo morto alle comete, Il cortile, La nascita, e questo è l'incipit. Questa è una sera d'inverno. Prima che il buio e il gelo arrivino nei cortili a tramontana per tutta la notte, Giorgio, Abramo e gli altri ragazzi accendono fuochi con foglia fradicia, rami morti e carta raccattata nelle immondizie. Il fumo pieno di umori estivi e di erbe aromatiche cammina dentro i cunicoli della fogna, dove il canale si insinua a trasportare erbe, gatti morti, piccoli involti dal contenuto roseo, informe, spellato dall'acqua. A quest'ora si illuminano le finestre nella soffitta dove abita la famiglia di Abramo. Due grandi stanze dal pavimento di mattoni sono la casa di Abramo. Una ha nel mezzo la tavola, ai ganci del soffitto, coperto di giornali e di manifesti con molte macchie e disegni di umidità, e sono appese le pentole di alluminio e la lampadina. L'abbaino è la finestra più grande della casa. Ora vede le stelle, ma a volte la pioggia, in certe notti le eclissi di luna. Nella stanza vi sono i tre letti di ferro spinti fin dove il tetto degrada, un armadio di lamiera, una poltrona di vimini, degli ombrellini da sole e infine il grammofono a cilindri, l'indimenticabile macchina che non manda più suono ma che per un tempo infinito muove e fa girare rotelle lucenti nel buio. Ora la guerra è finita. Abramo, Giorgio hanno quasi 18 anni e l'altro ragazzo, quello che era sempre con loro, 15. Ecco, come dicevo, questo è l'inizio del primo libro, del libro d'esordio di Goffredo Parise, e ha già dentro tante caratteristiche. È un grandissimo esordio, come avete ascoltato, misterioso, ritmicamente molto preciso. Quasi c'è un tip-tap già delle sillabe che riesce a catturare subito l'attenzione di chi legge. E i dati che si possono cogliere in queste righe che abbiamo messo in comune sono quelli di alcuni personaggi che compaiono, sono quelli di un luogo particolare dove si mescolano dimensioni anche immaginative, ma anche reali, molto reali, no? Il topo spellato che passa sulla superficie dell'acqua del fiume. In realtà si tratta del fiume Retrone, un fiume di Padova, di Vicenza, scusate. E oltre questo ci sono due o tre dati che vanno subito messi in rilievo. Uno è la presenza fantasmatica di un personaggio che viene definito come il ragazzo di 15 anni. Ora la guerra è finita, e sottolineate quest'idea e questa frase, ora la guerra è finita, cioè siamo all'indomani di qualcosa di terribilmente drammatico, la Seconda Guerra Mondiale,
E questi ragazzini sono dei ragazzini che quasi vivono all'addiaccio, vivono quasi da soli, entrano e escono per le case delle loro famiglie, ma sono dei solitari che fanno comunità improvvisata, improvvisa e giovanile insieme. E in questa comunità c'è un ragazzo di 15 anni che era sempre con loro, che non c'è più. In realtà il libro è legato alla presenza, come ho detto prima, fantasmatica di questo ragazzo di 15 anni, perché lui è morto. Due proiettili provenienti dalla guerra, per l'appunto, lo hanno raggiunto. Lui è stato ucciso, ma l'invenzione del libro fa sì che questo ragazzo compaia e scompaia davanti alle gesta e alle immaginazioni, alle avventure dei suoi amici e della sua fidanzata che ha lasciato nel mondo di qua. Lui è nel mondo di là, ma ha evidentemente una capacità di congiungersi col mondo di qua e col mondo di là. Quindi qui c'è già un'invenzione che fa traballare l'idea di una letteratura neorealistica, che era la letteratura dominante di quegli anni, e fa capire quanto e perché Parise parlasse di una sorta di thriller dadaista, di un libro scomposto che quasi ballava il boogie-boogie, come avrebbe detto poi in una conferenza tardiva che concluderà la sua vita e che poi probabilmente riprenderemo. Ora, se voi pensate a fare arco voltaico e a fare un po' un salto nel tempo, questo ragazzo così giovane, così talentoso, così capace di far esistere un mondo, che è un mondo che lui si è forgiato abbandonando presto la sua città natale, Vicenza, perché noi possiamo già guardarlo quasi, Parise, mentre scrive questo libro, come il secondo, La Grande Vacanza, che sono entrambi stati scritti a Venezia, in luoghi un po' di fortuna, in stanze d'affitto, dove Parise era approdato abbandonando la retriva Vicenza, insomma, di quegli anni. E abbandonando, almeno mettendosi alle spalle temporaneamente la presenza di una madre che era una madre solitaria, visto che lui era figlio illegittimo e a sua volta la mamma aveva una complicata origine biografica, e scrive questi due libri. Ora, se noi facciamo un salto, un grande salto temporale, potremmo unire, come d'altronde Parise ci induce a fare, questo suo primo libro con un libro più tardo, un libro che comparve in due puntate, possiamo dire, negli anni 70, una la prima nel 72, la seconda nell'82, e poi fu raccolto, le due puntate, numero 1 e numero 2, furono raccolte in un solo libro, che oggi si intitola Sillabari. Il salto è possibile perché i due libri si attraggono. In mezzo ci sono tanti altri libri, c'è anche il libro che ha reso Parise famoso nel frattempo, nel 1954, Il Prete Bello, che è un libro di ambientazione di nuovo vicentina, in questo caso, un'ambientazione tra virgolette realistica, e con un romanzo saltellante pieno di brio, dove si mette in scena una vicenda che qui non metteremo in scena noi, insomma, ma come dire, induciamo i lettori a cercarsi questo libro. Dunque, dal ragazzo morto ai sillabari è passata parecchia, parecchia acqua sotto i ponti. Ci sono stati viaggi, sono stati viaggi in Cina, ci sono stati alcuni dei primi viaggi nelle guerre politiche, nel Vietnam, nel Biafra, nel Laos, nel Cile. Ed ecco che il racconto che vorrei mettere in comune, accostandolo a quello che abbiamo appena letto, è il racconto di amicizia, tratto dal primo sillabario, dal sillabario numero 1, uscito nel 72, ed è un racconto dove di nuovo fa capolino l'inverno, come in quello del ragazzo morto. E suona così, sentite, il ritmo delle frasi. Così come avete ascoltato il ritmo delle frasi precedenti, amicizia. Ecco, prima di leggerlo, però, vorrei dirvi che i sillabari sono una raccolta di racconti che hanno ognuno di loro il titolo di un sentimento, e sono i sentimenti primari della vita. In quegli anni, Parise, siamo all'indomani del 68, sentiva l'esigenza di ripartire un po' da zero, quasi come ha detto Andrea Zanzotto, parlando di questi racconti, quasi avendo uno sguardo rasoterra.
Perché aveva questa necessità? Perché gli sembrava che il mondo si fosse talmente complicato. Lui diceva che si era complicato come la costruzione di uno Sputnik, utilizzando termini dell'epoca, che c'era bisogno di qualcosa che mi è capitato in un mio libro che si chiama Fino a Salgareda, che è un libro dedicato alla parabola di questo scrittore, che ho definito la semplificazione fulminante. Quindi non qualcosa che semplifica per impoverire, ma qualcosa che arriva dritto come un fulmine, prensile, capace di farci vedere improvvisamente qualche cosa che non era esattamente dentro il nostro sguardo, o che era forse nel nostro sguardo e non eravamo capaci di cogliere. E la semplificazione fulminante è possibile per Parise per virtù di. Come di stilizzazione, di capacità di scrivere le frasi con il tono che adesso sentirete, e anche perché Parise in quegli anni sente qualche cosa di politico, tra virgolette, di morale, di etico, che lui chiama, che lui identifica nella povertà. La povertà non come la miseria, ma la povertà come l'essenzialità. C'è un bellissimo articolo che Parise scrisse in una sua rubrica che teneva in quegli anni in dialogo con i lettori sul Corriere della Sera, il giornale sul quale ha in gran parte pubblicato i suoi testi, compresi anche quelli dei sillabari, quasi mettendoli alla prova prima che fossero, prendessero la forma del libro. Questo non vale solo per Parise, ma vale per tutta quella generazione alla quale Parise appartiene, cioè quella generazione nata tra le due guerre, nella quale fanno parte Calvino, Sciascia, Fenoglio, D'Arzo, e possiamo fare Domenico Reo, Raffaele La Capria, possiamo fare tantissimi nomi, ed è la generazione portante del Novecento, anche quella che ha stabilizzato in qualche modo la lingua italiana, così come è giunta sino a noi. E dunque la povertà per Parise era qualche cosa che lui, rivolgendosi ai lettori, metteva come capacità di cogliere nei dettagli l'essenzialità del mondo, evitando tutto quello che era inessenziale. Dunque, amicizia. Un giorno di fine inverno in montagna, un gruppo di persone che si conoscevano poco e si erano trovati per caso su una vetta gelida e piena di vento, decisero di fare con gli sci una pista molto lunga e solitaria che portava a una valle lontana. Erano 10. Per una coincidenza felice, nessuno di loro era veramente adulto, anzi, erano tutti più o meno timidi e questo li rese subito fiduciosi uno dell'altro. Le 10 persone erano Gioia, una donna con dolci occhi ebraici, pieni di qualcosa di antico e religioso che era il senso della famiglia, Carlo, marito di Gioia, alto e biondo, con lineamenti quadrati e occhi quasi bianchi, un poco fantascientifici. Adriana, alta e buona, un pochino ansiosa di essere sempre buona, ma non in anticipo né in ritardo. Mario, marito di Adriana, con molte fragilità vaganti negli arti, nel volto, ma con una testa rotonda piena di bisogno di affetto che riscattava tutto. Guido, il meno adulto, che sciava senza stile, dicendo ai dirupi: "Io ti batto", e li batteva, perché lì vicino c'era Silvia, una ragazza donna dei tratti mongoli, lepre moscia, che egli amava e contemplava da molti anni, di una bellezza così grande che ogni persona guardata da lei, sorridente, si sentiva caduca e mortale. Silvia, però, senza la presenza di Silvia, i 10 non si sarebbero mai trovati insieme per caso, amava Filippo, un uomo che somigliava ad Achille, ma anche a Patroclo, perché umano, avendo dedicato la sua vita a Silvia. L'ottavo era Dabbevic, basta così. Poi Pupa, la più sconosciuta di tutti, che abitava molti mesi in montagna, aveva occhi gialli con piccole e grandi macchie nere come il sole, e sciava in modo volante, pieno di silenzio. Due cose forse sviluppate in quei luoghi durante la sua infanzia per vivere e difendersi nella neve come gli scoiattoli e le lepri. E infine un altro uomo che sapeva fare una cosa sola nella vita,
cioè osservare nei particolari sempre mutevoli gli altri nove e il tempo, sperando e studiando il modo, senza che nessuno se ne accorgesse, che tutte queste cose fossero in armonia tra di loro. È difficile leggere questo incipit senza che la voce a un certo punto non si incrini, perché come chiunque ha sentito, in queste righe ci sono, c'è un dato atmosferico, c'è il freddo, la neve, una montagna, c'è un dato di comunità di nuovo, come gli amici del ragazzo morto, non sono più ragazzi, sono delle persone adulte, anche se sono rimasti ragazzi, come dice lui, sono infantili in qualche modo, che fanno comunità istantanea e si avventurano per le dorsali di una pista di neve appena caduta, ancora fragrante. Parisi amava la follia, la neve, gli sembrava che la neve fosse uno degli avvenimenti fantastici che potessero accadere davanti ai nostri occhi. Amava così tanto la neve come amava la laguna, l'intorno di Venezia, non solo Venezia in sé, ma tutto quello che è attorno, come costellazione acquea, attorno a Venezia, e la neve, la laguna, e potremmo dire il tempo, sono i protagonisti di molti dei racconti dei sillabari. Ora avete visto che stranamente per un racconto che vuole andare anche velocemente alla sua conclusione, come capita con i sillabari, che sono appunto una sillabazione da capo del mondo, come se Parisi avesse voglia di riscrivere un abecedario degli elementi primi, appunto poveri, della narrazione. Avete visto che invece c'è una lunga descrizione che si sofferma su ognuno dei protagonisti di questo racconto e di ognuno di loro dà dei dati caratteriali, psichici, atmosferici, fisionomici, e si ferma a un certo punto. Di uno dice basta qui, dice solo il cognome che avete sentito, quindi c'è anche una grande libertà, non solo immaginativa, ma ritmica, no? Lui ferma lì improvvisamente. Poi dell'ultimo, che evidentemente è l'autore, che si raffigura come negli affreschi cinquecenteschi, 604-500, no? Come il pittore che si raffigura in un lato della tela, e infine un altro uomo che sapeva fare una cosa sola nella vita, cioè osservare nei particolari sempre mutevoli gli altri nove e il tempo, sperando e studiando il modo, senza che nessuno se ne accorgesse, quindi senza farlo pesare a nessuno, che tutte queste cose fossero in armonia tra di loro. Parisi vive, diciamo, ritmicamente e in maniera vibratile dentro questo autoritratto improvviso, e questi sillabari non sono passati, per quanto la prima serie dei sillabari fu anche molto criticata, pensate quanto cambia il tempo, la percezione delle opere. Pensate che il primo sillabario fu molto stroncato, si parlò addirittura di un autore reazionario che riabilitava i sentimenti. Il secondo sillabario vinse addirittura il premio Strega a distanza di 10 anni. Erano pressappoco gli stessi racconti, o almeno venivano dallo stesso autore, dalla stessa ispirazione, ma ci fu chi subito colse la forza, l'importanza, la penetrazione psichica dei sillabari. Ci fu Pasolini, per esempio, che scrisse una bellissima recensione che i lettori e le persone che mi stanno ascoltando possono trovare in descrizione, il quale, proprio descrivendo questa discesa lungo la dorsale innevata, capì, sentì che questa dimensione del tempo, così rapsodica, ma così presente, avrebbe portato Parise alla poesia. Non è a caso che Parise non solo si congederà dalla vita scrivendo, dettando, perché era diventato cieco, vista la sua malattia, 30 poesie a Umaira Arruolato e a Giosetta Fiononi, che erano molto vicini a lui in quegli anni, ma lui ha a che fare con la poesia in maniera intima, non solo quando scrive versi, ma anche nelle sue prose, anche nel Ragazzo Morto, nei sillabari, che non a caso Parisi definisce in un'avvertenza
poesie in prosa, e addirittura dice di non essere stato capace di arrivare alla lettera Z, di essersi fermato alla S di solitudine, perché la poesia lo ha abbandonato. E la nota che apre i sillabari ha una grande bellezza anche in sé, non è solo una nota. A un certo punto si legge, ve la leggo. Nella vita gli uomini fanno dei programmi perché sanno che una volta scomparso l'autore, essi possono essere continuati da altri. In poesia è impossibile, non ci sono eredi. Così è toccato a me con questo libro. 12 anni fa giurai a me stesso, preso dalla mano della poesia, di scrivere tanti racconti sui sentimenti umani, così labili, partendo dalla A e arrivando alla Z. Sono poesie in prosa. Ma la lettera S, nonostante i programmi, la poesia mi ha abbandonato. E a questa lettera ho dovuto fermarmi. La poesia va e viene, vive e muore quando vuole lei, non quando vogliamo noi, e non ha discendenti. Mi dispiace, ma è così, un poco come la vita, soprattutto come l'amore. Ecco, in questa avvertenza del 19 gennaio 1982, Parisa ci dice qualcosa che ha detto in varie forme, più volte. Per esempio, tenendo un discorso in occasione della laurea d'onore che gli fu data a Padova, poco prima che lui morisse, in una conferenza che ho arreggiato prima, che si chiamava Quando la fantasia ballava il boogie, ed è uno dei libri che ho curato negli anni, lo trovate nelle edizioni Adelphi, che raccoglie i saggi di Parise. Mi è capitato più volte negli anni di dare forma a libri impliciti di Parise, cioè libri che Parise aveva scritto, smembrati e lasciati, possiamo dire, all'addiaccio del tempo, e di ricongiungerli dandogli una forma. Mi è capitato con un altro libro che si chiama Lontano, che è uno dei grandi piccoli libri, dico piccolo perché è molto breve, che anche questo si trova nell'edizione Adelphi. Mi è capitato con le poesie, mi è capitato con Verba Volant, che poi è diventato, che è appunto la raccolta degli articoli usciti sul Corriere della Sera, che è diventato Bisogna di subbidire, anche questo lo trovate in libreria. E durante quella conferenza di Quando la fantasia ballava il boogie, lui diceva che innanzitutto per lui era importante che la poesia e la prosa fossero dei vasi comunicanti, che quindi non dovessero essere separati da una questione di generi, che è una questione estrinseca allo scrivere, è una questione più editoriale che non creativa e non riguarda uno scrittore. Lui disse che la cosa che più lo interessava era la sempre inesatta pressione del sangue, la sempre inesatta pressione del sangue. E Natalia Ginzburg, che insieme a Pasolini e anche a Calvino e a qualcun altro, e soprattutto a Raffaella Capria, che ha amato e ha molto condiviso anche nella vita l'apparire dei sillabari, disse che Parisi era riuscito a scriverli perché era entrato in armonia con il suo imperfetto. L'imperfetto, naturalmente, è un tempo verbale, ed è un tempo che troviamo molto frequentemente nei sillabari, ma la Ginzburg voleva dire di più. Voleva dire che Parise era entrato in armonia, lui che aveva attraversato guerre, difficoltà biografiche, cadute nella malattia, lui che era così consapevole che la vita sua sarebbe stata molto breve, e così fu, perché è morto a 57 anni. Ecco, entrò chissà come, chissà per quale ragione, spinto dalla grazia della poesia, come lui dice, in armonia con il suo imperfetto. E dovete sapere che in quegli anni Parise, quando andava in giro a fare il reporter, e da un suo libro che si chiama Guerre politiche, che ha raccolto questi suoi reportage, che trovate anch'esso nelle edizioni Adelphi, nelle ultime edizioni Adelphi, lui diceva: io, in quanto scrittore italiano, sono come quei pesci destinati all'asfissia, cioè io parlo una lingua che è poco diffusa nel mondo, e
Quindi so di essere in minoranza e so anche che sono rappresentante di una vecchia specie. Parisi era darwiniano, era molto legato alla lettura di Darwin. Cerronetti lo definì un darwiniano, un impuro e lunare, bellissima definizione. E lui dice: però, pur sapendo di appartenere a una vecchia specie, pur sapendo di essere vicino all'asfissia, io farò e faccio di tutto per trasmettermi nella nuova specie. Ecco la necessità di questo beat così fulmineo, della semplificazione fulminante, della rapidità, della poesia, questa possibilità di giungere a chi è distratto e certamente non è in attesa della tua parola, di parola giungere al suo orecchio e cercare di fermarlo per un attimo, di metterlo nella dimensione dell'ascolto. E nella vertenza Guerre politiche si legge: sono qui raccolti alcuni scritti politici, li metti tra virgolette, desunti da altrettanti miraggi in zone di guerra e di rivoluzione. Metto politici tra virgolette perché sul loro valore politico, non strettamente cronistico e contingente, come sul valore politico di qualunque scritto, divento ogni giorno più scettico. Molta parte della politica, restando cronaca e non storia. Rinnegare quel che ho visto e il più sinceramente possibile raccontato sarebbe troppo. Mi limito a dire scettico e a scrivere politici, tra virgolette, perché per mia, ma soprattutto per altrui disgrazia, essi in un modo o nell'altro, sono racconti e ricordi di guerre politiche. Di guerre giuste e ingiuste si diceva in quegli anni e si dice e si dirà. Anche questi aggettivi assoluti metto tra virgolette, avendo imparato che nessuna guerra è mai giusta, quale che sia la politica. Allora e oggi, giudico profondamente ingiusta la guerra condotta dagli americani in Vietnam, così ingiusta che essa è diventata il simbolo giusto dell'attuale decadenza degli Stati Uniti. Giudicavo però, e ancora giudico, ingiusto scoprire tra i cadaveri di combattenti nord-vietnamiti ragazzi di 15-16 anni, forse o no volontari, troppo giovani per morire, soprattutto in paesi stranieri. Adesso è finita col Vietnam, ma ne avremo altri di Vietnam, come diceva Che Guevara, con altri morti di 15 anni, di 16 anni. E in tanti gli anni passano, e quelli che hanno visto pochi giorni di sole o di pioggia. A noi, a me per fortuna, è toccato di vederne di più, ma non ho ancora più voglia di viaggiare. Ecco, vedete come si chiamano in uno scrittore sinteticamente rapsodico, ma capace di avere dei centri gravitazionali in se stesso molto forti, e come si chiamano i temi a distanza di anni. È chiaro che, soprattutto oggi, in cui non solo le guerre sono ritornate a avere il dominio della nostra quotidianità, e appunto quando lui dice ne avremo altre di Vietnam, ne avremo altre di guerre, ma sentite quando parla di morti di 15, di 16 anni, come si ricollega istintivamente, verticalmente, in maniera vertiginosa a quel morto, ragazzo morto di 15 o 16 anni che compare nella prima pagina del suo libro d'esordio che abbiamo letto prima. Ecco, dunque, anche solo per fare un minimo di riepilogo di quel che finora ci ha portato, abbiamo messo in comune un ragazzo, Goffredo Parise, che nasce in una provincia veneta, che sente la necessità di espatriare, di portarsi altrove, che comincia questa sua dimensione di estraneità da tutto quello che è il mondo, c'è sempre un centimetro quadro di estraneità da qualsiasi cosa, e questa estraneità, che è un po' una forma di straniamento stilistico, lo porta ad avere uno sguardo obliquo, trasversale, fertile e prensile. Questo ragazzo, che a un certo punto ha anche un grande successo, come ho detto con il Prete Bello, che desidera emigrare non solo dalle difficoltà della vita, ma anche dalla stessa letteratura. Non gli basta la letteratura, quindi vuole portarla in una dimensione di portabilità, che la poesia, voi pensate alla poesia,
Dico spesso che la poesia è molto mondo in poco spazio, e questa è una definizione che si attaglia benissimo a Parise. Questo ragazzo che riesce a sintetizzare una formula alchemica quasi della narrazione, come disse Cesare Garbuli a proposito dei sillabari, e che parte quando può, anche ammalato, anche con la febbre, anche nella difficoltà quotidiana, e che va a testimoniare, e che però è guidato sempre dalla sempre inesatta pressione del sangue. Ecco, non è un caso che Parise scriva un libro che è uscito postumo e che, ricordo, Giosetta Fioroni diede da leggere il manoscritto dopo tanti anni in cui l'aveva lasciato nel buio di un cassetto a Cesare Garbuli e a me, chiedendo così ragguagli, chiedendo in qualche modo un parere sulla pubblicabilità di quel libro. E Cesare Garbuli fu decisamente per il sì, io tentennavo, ma lui fu così rapido che poco tempo dopo il libro uscì, curato da lui e Giacomo Magrini, e il libro fu anche lo spunto di un film di Mario Martone che ha lo stesso titolo. La mia perplessità con gli anni sono state messe a dura prova, perché molti anni dopo la Burr, la collana economica della Rizzoli, il libro era già uscito da Rizzoli, mi chiese di curare una nuova edizione di quel libro. E come fare a curare una nuova edizione di quel libro? Erano passati molti anni nella vita di quest'autore, erano passati vari anni nella vita mia, che nel frattempo avevo preso strade che mettevano la critica letteraria insieme a tanti altri possibilità di scrittura. Avevo scritto Giù Napoli, avevo scritto Petraio, avevo scritto libri sui ponti, sugli scorci, e avevo anche riflettuto su un'intera generazione che è appunto quella di Parise, che io chiamo la generazione dei nostri antenati, parafrasando una trilogia di Italo Calvino, in un libro che si chiama Addii fischi nel buio cenni, che vede proprio Parise in copertina, ed è la raccolta di 30 anni del mio scrivere su quegli autori di quella generazione. Quindi quando mi trovai a dover curare l'odore del sangue, sentii che non potevo limitarmi a scrivere una semplice introduzione. Capovolsi il tempo, quindi mise il dopo all'inizio del libro, cioè il dopo la pubblicazione dell'odore del sangue, mise il prima alla fine del libro, come qualche cosa che ribaltava, come qualcosa che voleva scendere nel tempo. E l'incipit, anche qui ve lo leggo, l'incipit del libro suona così. C'è prima un prologo e poi sentite come suona. Tra l'altro sentirete che il nome della protagonista del libro è uno dei nomi dei 10 amici del racconto di amicizia. Ho guardato, anzi visto, Silvia per la prima volta quando ho avuto la sensazione che mi tradisse. E questa è una reazione diffusa, anzi banale, un po' meno banale quando ciò accade a un uomo di 55 anni come me, per una donna di 50 come Silvia. È vero che Silvia è ancora quello che si dice una bella donna, ben tenuta, e anche piena di fascino. È anche vero che si può essere gelosi a tutte le età, come dimostrano le cronache. Ma nel mio caso non si trattò di gelosia, cioè di una passione antica come il mondo, bensì di curiosità. Anch'essa una passione terribile, ma di pochi e molto moderna. Sono un solitario, un saturnino, come dicono alcuni, e tendo la fuga a quella condizione di solitudine selvaggia di certi animali. In particolare tendo a fuggire da lei nonostante la ami molto, e anzi proprio perché la amo. Lei lo sa, e per 20 anni di matrimonio mi ha sempre visto fuggire e anche tradirla, non con la rassegnazione tipica delle mogli sottomesse e sotto sotto interessate, ma a sua volta con la trepidazione delle donne innamorate e così romantiche da considerare la fuga della persona amata come una sorta di romantica irraggiungibilità,
di mistero, dunque di fascino. Così suona l'inizio dell'odore del sangue. È un libro dove si racconta la storia di un uomo di 55 anni che somiglia molto a Parisi, ma che nella realtà è un medico, è una persona che fa un'altra vita, insomma lui attribuisce un'altra identità, e che ha una lunga relazione con una moglie e che incontra d'improvviso una giovane ragazza che lo porta a una frequentazione intima dove i sensi sono coinvolti, ma anche e soprattutto è coinvolta, come si è letto in questa incipit, la curiosità. Ecco, la curiosità frenetica di Parise non si è mai fermata, anche quando si è fermato il suo corpo, perché è riuscito a riprendere in alcuni frammenti poetici quasi come la spirale di tutta la sua vita in pochi versi. E questa dimensione di Parise con la femminilità, con le donne, lui che aveva amato molto il cinema di Truffaut, pensate che è un dato poco conosciuto, ma il Truffaut che come sapete ha fatto un film che si chiamava L'uomo che amava le donne, un dato poco conosciuto il fatto che Parise abbia tradotto in italiano i dialoghi di Jules Jim per il cinema italiano e abbia fatto amicizia con Truffaut, abbia anche dedicato un bellissimo articolo, lui che era amico di Roberto Rossellini, e Roberto Rossellini in quegli anni aveva fatto un film straordinario che però era stato un flop dalla parte della critica e anche delle persone che vanno nelle sale, che si chiama Viaggio in Italia, però quel film lo aveva collegato a Cahiers du Cinéma, a Truffaut che voleva diventare un suo assistente e così di seguito. Quindi questa triangolazione Rossellini, Parise, Truffaut, il fatto che Parise avesse cominciato a fare lo sceneggiatore, avesse collaborato con Ferreri e con altri registi, fosse amico di Fellini oltre che di Rossellini, insomma fa sì che Parise si trovi casualmente a tradurre i dialoghi di Jules Jim. Io credo che Jules Jim sia qualcosa che è rimasto impigliato nell'orecchio, nell'acustica, diciamo, negli armonici che poi hanno portato Parise a scrivere di questo triangolo amoroso che appunto domina e regna nell'odore del sangue. Il libro che oggi io rileggo con meno difficoltà, è sempre un libro difficilissimo, è anche un pugno nello stomaco, ma ha una grande potenza ed è un libro che si ricollega a un libro praticamente inedito di Parise, uscito solo in una piccola libreria trevigiana, che si chiama Arsenico, che deriva da una poesia di Montale, altro autore da lui molto amato, è molto frequentato, è molto, come devo dire, osservato. C'è un bellissimo ricordo di Montale che ho inserito in Quando la fantasia ballava in buchi. E appunto questa dimensione porta Parise ad accogliere in effetti la poesia tout court, e non lo abbiamo scelto insieme ai curatori di questo programma come testo da farvi leggere insieme, ve lo leggo io ed è un testo di Parise, oramai non si trova neanche più in questo momento, che curai anni fa, più che curai misi insieme, non l'ho mai curato questo libro, sono 30 poesie che uscirono quasi insomma da Rizzoli, ma così come quasi come una strenna, e vi leggo questa poesia. Non l'avrete lì nello schermo, ma l'ascolterete. Orsù Jack, animo Vladimir, alzate i fari più alti, illuminate le uniformi di questi vecchi papi di pezza. Uff, che polvere, che cipra, guarda quello Jack, credeva di essere un re. Uff, che stracci! Non era certo quel danese vestito tutto di nero, non pareva nemmeno morto. Via, via, ragazzi, troppa polvere di storia, disinfestiamoci presto, ragazzi. Questo è ciò che fu, tuffiamoci ora nell'uranio, e che l'ombra del nero principe
sia con noi. Questa è una poesia misteriosissima, come misteriose sono le poesie di tutte le altre 29 poesie, dove vengono evocati probabilmente Jack Kerouac e Vladimir Majakovsky, e dove c'è un passaggio che però è il passaggio col quale potremmo concludere questa nostra conversazione, questo nostro incontro, questo nostro stare insieme per qualche minuto oggi, nell'ambito delle occasioni ritrovate, appunto, di questi incontri letterari che si tengono sul canale YouTube dell'Agenzia Letteraria Herzog. Il passaggio è questo. Non era certo quel danese vestito tutto di nero, no? Capite bene che si tratta di Amleto, non pareva nemmeno morto. E poi si dice: via via ragazzi, troppa polvere di storia, disinfestiamoci presto ragazzi. Ecco, cosa vuol dire troppa polvere di storia, disinfestiamoci? Ebbene, qui c'è un salto che lo porta dall'origine, l'origine quasi della talassa, cioè del sangue originario primitivo che muove il mondo, a un'immagine futuribile. Cioè, se è vero che io sono come quei pesci destinati all'asfissia, se è vero che ho necessità di semplificarmi, se è vero che io voglio semplificarmi senza perdere nulla di me stesso e quindi vado verso una miniaturizzazione, io non posso fermarmi alla sola storia, non posso fermarmi solo alla polvere di ciò che è visibile, ma devo andare oltre. Devo anche temporaneamente disinfestarmi per mettere i piedi in un altro universo. Quale sia quest'altro universo, dove, come abbiamo visto, pullulano le guerre e dove le guerre sono sempre politiche, e dove chi commercia con gli armamenti è sempre più ricco, lo sappiamo, ma nello stesso tempo sappiamo che se c'è una possibilità di venire fuori dall'impasse, se c'è una possibilità di capire meglio, se c'è una possibilità anche di relativizzare il mondo della cultura. Parisi si spinge anche a questo, quando diceva in una sua frase, diceva: la cultura non è solo aver letto libri, ma aver lavorato per capire. Ecco, oggi noi siamo chiamati a questo, e Parisi ci fa da fratello maggiore, ci fa da chi ha antevisto, da chi ha sperimentato, da chi ha patito, ed è questa la dimensione nella quale noi dovremmo vivere. Quindi non solo i libri, non solo la cultura in quanto tale. Parisi, in quelle due case che avete visto all'inizio, che sono le case, una di Ponte di Piave, dove adesso c'è la sua biblioteca, ed è la casa dove lui è approdato quando la malattia non gli ha più permesso di vivere nella casa precedente, che è la casa di Salgareda. Ecco, queste due case, soprattutto la casa di Salgareda, sono l'esempio della povertà, dell'essenzialità. È una casina fatta, ecco, è proprio l'immagine che arriverà adesso, la vedrete, è una casina fatta di mattoni rossi, c'è un prato davanti, un albero di gelso un po' storto che fa da cornice, queste finestre, questo primo piano, questo pian terreno, il legno. E in quella casa a Parisi si portò pochissimi libri a proposito del leggere. Uno di questi era Anna Karenina di Tolstoi, che lui leggeva, dice, come l'aiuto allo scalpellino, guarda lo scalpellino a fare le scarpe, cioè come un apprendista di qualcosa di enorme che lui cercava di capire. Quello che si vede in questa fotografia è non solo l'upupa intagliata che lui regalò a Montale, ma si vede anche un piccolo acquerello dello stesso Montale, che raffigura la pesca in botte nella laguna, cosa che Parisi amava fare, ma non perché volesse fare il cacciatore, volesse uccidere gli uccelli, ma perché quello stare a raso acqua nella laguna lo portava in uno stato di dormiveglia, lo stato di dormiveglia lo portava ad avvicinarsi alla poesia percettiva del mondo circostante, del cosmo, della laguna, che, come ho detto prima, era così importante, sarà così importante, e i lettori ritroveranno leggendo non solo i sillabari, ma tanti scritti veneti di Parisi. Per cui la cultura non è solo aver letto libri, che sono certamente importanti,
ma aver lavorato per capire. Ecco, con questa sorta di spinta che Parisse ci dà, vorrei accomiatarmi da voi, ringraziarvi per la pazienza che avete avuto nel seguirmi e dire che il tempo è lì. Adesso qui fuori dalla finestra c'è il Golfo di Napoli, il luogo da cui parlo, c'è un po' di vento, ci sono gli alberi che stormiscono, c'è una nave che sta andando verso Capri, che costeggia la punta della Campanella e la costiera fiorentina, c'è lontano il Vesuvio e il Monte Somma, e oltre la collina di Posillipo c'è tutto il mondo flegreo che si è rimesso in moto, come sapete, e ha in qualche modo squadernato questa antichissima dimensione del bradisismo, cioè di una terra che ha, si direbbe con una parola napoletana, l'artetica, cioè che si muove, e che speriamo che in qualche modo si muova come si è mossa lungo i secoli, cioè andando in alto e in basso, ma poi dandoci anche requie. Arrivederci.